D'accordo avec ce qu'elle a dit? Non, tu... Si prendi tanto d'accordo? C'est une des premières fois que tu fais un documentaire. Oui, c'est la première fois. La première fois. Et c'est la première fois qu'on travaille ensemble depuis... Longtemps. Et, mais on n'avait jamais travaillé dans ce rapport-là, de faire un film ensemble. Alors, moi, j'ai souvent travaillé pour elle. Ouais. Moi, j'ai fait un film, moi, tout seul. Et là, ensemble, c'était la première fois. Le documentaire, c'était la première fois, oui. Spesso hai realizzi, scrivi radiodrammi per France Culture, ti occupi di... Moi. Non d'immagine, ecco. Ce que tu fais, tu écris des... Moi, j'écris des romans pour les enfants. Et des pièces de théâtre pour France Culture. Pas pour les enfants, mais pas érotiques non plus. Dunque, anche per te, è stato una... Et c'est un truc, peut-être, à faire. Una première fois. Oui, oui. Non, je pensais à des pièces érotiques pour enfants à la radio. Non, c'est... impossible, c'est étrange. Excusez-moi. A che punto siamo con la diretta radiofonica? Siamo quasi pronti per... Ho pazienza anche al pubblico che è qua ad ascoltarci per questa piccola interruzione. Ci sarà la sigla e poi la nostra chiacchierata potrà proseguire. Vogliamo cercare di ingolosire e incuriosire anche il pubblico che ci ascolta da casa, così come naturalmente speriamo di fare con voi, visto che la proiezione, intanto approfittiamone per ripetere che la proiezione è oggi alle 4, però poi ce n'è un'altra, giusto? Due domani, una alle 9 al Palavideo e poi un'altra. Sarebbe meglio venire oggi alle 4. Esatto, perché così. Vederlo oggi e rivederlo anche domani. Giovedì 4 agosto, io vi aspetto più tardi a partire dalle 13 per una nuova edizione di Ombrelloni. Subito la linea passa a Locarno. Festival del film Locarno. Mezzogiorno di festival. Con UBS, sponsor principale del Festival del Film Locarno. E dunque buongiorno e benvenuti al pubblico che ci segue a questo punto su Rete 1. Comincia oggi la serie di trasmissioni in diretta qui da Locarno per il Festival del Film. Saremo ogni giorno presenti fino al 13 agosto su Rete 1 poco dopo le 12, con la partecipazione di Marco Zucchi, che saluto subito. Buongiorno a Daniele Rauseo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche buongiorno al pubblico che è qui davanti a noi allo spazio RSI, con il quale stavamo già chiacchierando da qualche minuto con i nostri ospiti di oggi. Anzitutto vorrei che a casa, in auto, dove stanno ascoltando la radio, capissero che il pubblico c'è, quindi un applauso al modo più semplice. E l'applauso naturalmente anche per i nostri ospiti. Valeria Bruni Tedeschi e Jan Corridian. Benvenuti. Buongiorno. Allora, Valeria Bruni Tedeschi quest'anno a Cannes era presente in due produzioni, una di queste è il grande successo di Paolo Virzì, La pazza gioia, in cui interpreta una donna bene, un ruolo che ama interpretare, che si ripete spesso nei suoi film. Con Virzì ha lavorato anche in altri film, tra cui Il capitale umano. È difficile scorrere la biografia di Valeria Bruni Tedeschi, ce ne sono talmente tanti di film, ne ho contati una settantina circa, più o meno. La faccia vuol dire l'età, va avanti con i film. Vuol dire esperienza. Vuol dire che i registi spesso richiedono, sì, Valeria Bruni Tedeschi sullo schermo. Gli anni che passano. Sono tanti, ma... Come questo film qui, sono una ragazzina di quasi 60 anni. Non c'è bisogno di sottolinearlo. Comunque possiamo citare Mimmo Calopresti, la seconda volta nel 96, è il titolo questo del primo film forse con Calopresti, fino alla buffata del 2007. Il primo film veramente, diciamo, che ha fatto è venuto qui. Infatti per quello che questo festival di Locarno per me è una specie di, così, di portafortuna, come della prima volta. Qui è la prima volta che vengo con Jan Corridian a presentare un documentario, e la prima volta ero venuta qui con Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel, che era stato così. E perciò c'è un festival, sì, un festival speciale secondo me questo. A questo punto vale la pena di ricordare anche a casa il titolo del documentario che viene presentato quest'oggi, sì, al Festival di Locarno, che è tradotto in italiano una ragazzina di 90 anni. Una ragazzina di 90 anni. Ma diciamo anche il titolo originale in francese. Une jeune fille de 90 ans. È importante che sia una ragazzina, non una bambina, perché è come l'inizio, come una ragazzina
inizia a vivere l'amore, nello stesso modo una persona di 90 anni può vivere l'amore. E dunque il fil rouge, entriamo subito in argomento sul tema del documentario, il fil rouge lo tiene questo coreografo, un ballerino che entra in contatto col mondo dei pazienti malati di Alzheimer. E quindi amore è la parola che segue questo concetto. È una parola che poi va avanti un po' così spontaneamente nel film, forse è un risultato anche imprevisto la parola amore, sì, no? Sì, magari non lo so se Ian vuole dire qualcosa su questo miracolo che c'è arrivato sotto gli occhi, non era assolutamente previsto. Allora, Ian Corrigan, tradurremo velocemente quello che dice perché ci risponde naturalmente in francese, prego. Moi j'avais jamais vu quelqu'un tomber amoureux. Innamorarsi sotto i miei occhi. E là vraiment j'ai vu ça pour la première fois. E qui ho visto per la prima volta qualcuno che si innamorava davanti a me. Parce que quand quelqu'un tombe amoureux de soi, on est trop gêné, on voit pas. Perché quando qualcuno si innamora di noi stessi è un'altra cosa, siamo così imbarazzati che non lo possiamo osservare. Qui invece. Et là, on a vraiment assisté à ça d'une manière miraculeuse. Abbiamo assistito in modo miracoloso a una persona che si innamorava sotto i nostri occhi. Beh, è importante dire chi si innamora di chi in questo film, anche senza svelare troppo. Questa ragazzina di 90 anni. Non diciamo di più. Che ha un nome meraviglioso, un nome molto, molto letterario, trovo, molto Blanche Moreau, che è una specie di misto inconscio tra Blanche Dubois, il personaggio del tram chiamato Il desiderio di Tennessee Williams, e Jean Moreau, una specie di condensazione. Anche tra letteratura, teatro e cinema, quindi sì, è proprio un perfetto nome per essere sullo schermo insieme a un altro personaggio, al pubblico presente qui, lo stavamo già raccontando prima di essere in onda e in diretta, ma vale la pena di riraccontare chi è questo straordinario, incredibile personaggio che voi filmate sullo schermo. Raccontatecelo, Thierry Tugnong, che è un grandissimo coreografo che io avevo incontrato con Chéreau, che lavorava con Chéreau e che lavora nel mondo intero, che fa degli spettacoli spesso intergenerazionali con bambini, persone di tutte le età fino a persone anziane, e insomma che è un grande coreografo che fa peraltro anche degli atelier negli ospedali con appunto questi pazienti che hanno l'Alzheimer, però non sono degli atelier terapeutici, cioè non va lì come un medico, va lì come un artista che porta la sua arte così a loro e anche la sua speciale umanità, Garian. Oui, c'est vraiment important ça dans le film, c'est pas molto importante questo nel film. C'est pas une chose comme dit Valeria, comme on dit depuis tout à l'heure, médicale, thérapeutique. Non è una cosa médicale. C'est quelqu'un qui travaille sur les sentiments, sur la musique intérieure des gens. È un lavoro sui sentimenti, sulla musica interiore della gente. Sur leur histoire malgré tout, sur des gestes, sur des souvenirs, sui loro ricordi, su dei gesti. Et il a une capacité à réveiller physiquement. È una capacità a svegliare fisicamente gli altri. E intimement, il y a certains patients qui étaient totalement. Sono delle persone che alcuni immobili. Di questi pazienti erano totalmente immobili quando siamo arrivati. Et à travers la danse, la danza e questo lavoro di Thierry, il riesce a les éveiller au sens. Riesce a svegliarli nel senso nel senso vero della parola, a risvegliarli. Sì, lo dicevamo ad inizio chiacchierata fuori onda, anche per voi l'approccio è stato interessante proprio perché è come tornare all'infanzia, in un certo senso. C'était comme retourner à l'enfance. C'est pas forcément retourner à l'enfance, delle volte no, quello che diceva Ian, che delle volte avevamo la sensazione con queste persone molto anziane di toccare qualcosa dell'infanzia, avevamo quasi la sensazione di essere delle volte in un asilo, avevamo voglia di parlare con loro come si parla con dei bambini piccoli, avevamo la sensazione che il ponte tra l'estrema vecchiaia si facesse direttamente con l'infanzia.